30 maggio 2022, oggi una giornata un po' triste perché un amico ieri ha lasciato il corpo e quindi abbiamo un problema che poi diventa di nuovo un'opportunità. Il problema è che spessissimo dimentichiamo di essere impermanenti. Troppo spesso, come dicono i libri, l'essere umano si crede immortale, ecco, troppo spesso noi fingiamo di non avere limiti, ma i limiti in questa realtà esistono, quindi dobbiamo renderci conto che la vita terrena ha un inizio e una fine. Stamattina ascoltavo un audiolibro di Neville Goddard sul potere dell'immaginazione e allora mi piace immaginare che questa realtà fatta di carne, ossa e sangue sia una realtà in effetti parte di una realtà più grande. E come diceva Blaise Pascal, ebbene, è meglio credere che non credere, perché se tu non credi e poi esiste qualcosa oltre la vita, sicuramente hai perso un'occasione. Ma se tu credi e poi non esiste nulla, comunque hai vissuto in maniera retta e hai vissuto con una speranza nel cuore importante. E allora oggi un saluto al mio caro amico Paolo, che tanto ha lottato per questa terra meravigliosa. E speriamo che la terra gli sia lieve. Buona giornata a tutti.